pallone, parte velocissimo il tiro! Mamma mia che gol! Atletico mica tanto contro l'Elonisse, 3-1 risultato per l'Elonisse. Siamo qui con i protagonisti della gara. Cognome, sì. Cognome. Di Micco. Di Micco, 3-1 state vincendo, state giocando davvero bene, state rischiando poco. Sì, all'inizio abbiamo sofferto un poco, però poi piano piano ci siamo riprese. Nel secondo tempo cosa ci vuole portare a casa l'acquistato? Sempre così, come stiamo giocando. Massima concentrazione e non subire gol. Va bene, in bocca al lupo. Crepi. Ciao. Andiamo dall'Atletico mica tanto. Ciao, boa. Andiamo, Nicolò, sì. Sei libero. State vendendo 3-1, siete partiti bene, però poi dopo vi siete un po', avete un po' mollato. Sì, infatti loro sono molto brave, però ce la possiamo fare. Se corriamo un po' di più, teniamo un po' più le posizioni, ce la possiamo fare. Ci vuole solo un po' di più di corso, anche qualche tiro in più in porta. Sì, anche va bene, in bocca al lupo per la guida, ciao. Buonasera o buongiorno a seconda di quando state vedendo questo bellissimo video. Siamo in compagnia delle due migliori in campo della partita appena terminata. Ricordiamolo, Atletico mica tanto contro le Leonesse. Una partita bellissima, ricca di emozioni. Da un primo tempo 3-1 per le Leonesse, un 4-3 per l'Atletico mica tanto. MVP dell'incontro la signorina Nicola Claudia Nicolosi, bellissima questa, grande gap, sì, complimenti. Sono molto contento. Aspetta. E dall'altra parte la mitica Lucia Basile, portiere del Leonesse. Parliamo prima con Lucia. Un primo tempo in vantaggio, un bel gioco, un secondo tempo calo, troppo nervosismo. Avete parlato tantissimo tra di voi. Ricordiamo anche un'espulsione, una doppia ammonizione di una vostra compagna di squadra che ha condizionato anche l'esito dell'incontro. Sentiamo un po' la tua versione, Lucia, com'è andata questa partita? Niente, hai detto un po' tutto tu, diciamo, la partita era incominciata bene, stavamo bene in campo, poi il secondo tempo è successo che hanno un poco mollato a giocare, pensando ad altro. E abbiamo perso una bellissima partita che oggi meritavamo di vincere anche noi. Noi veramente da bordo campo pensavamo più a un pareggio, poi un Atletico mica tanto è riuscita a approfittare della superiorità numerica e a prendere tre punti importantissimi per la classifica generale. Meritati, diciamo, perché noi psicologicamente siamo scese, quindi ci hanno punito. Lucia, dopo questa sconfitta, quali sono i vostri obiettivi di campionato? Ricordiamo che voi siete dei campionessi in carica. È il mio e spero delle mie compagne di squadra di arrivare a mantenere sempre i primi posti. Va bene, vuoi salutare qualcuno che ti sta guardando? Mio figlio che sta. Mio figlio? Ok, il nome? Lorenzo. Lorenzo, ciao Lorenzo, complimenti Lucia, ci vediamo la prossima settimana. In bocca ciao, ciao, okay. Ciao, complimenti. Ciao. Claudio, ciao. Claudia. Amore, mi incazzo. Allora, Claudia, chiedo scusa per prima per la gaffa, per Claudiosi, come ti chiamate? Cosa Nicola, c'è? Peggio. Nicolosi, Nicola. Sì, Sandro, vengo subito, questo è il bello della diretta, stanno aspettando la telecamera per l'ingresso. Claudia. No, non so. Sì, è stata una bella partita, noi non ci aspettavamo di vincerla, però volevamo a tutti i costi vincerla perché era da un bel po' che insomma perdevamo sempre, quindi siamo venuti oggi proprio con la carica di vincerla, quindi per quello abbiamo tenuto duro fino in fondo e alla fine ce l'abbiamo fatta, un po' per bravissima. Fortuna, un po' perché siamo bravi. No, non è fortuna, siete state brave secondo me perché se ci mettete carattere, grinta anche contro le Leonesse o le Lady Macbeth, un Atletico mica tanto può arrivare a fondo in questo torneo. Speriamo. Claudia, MVP dell'incontro, sì. Te l'aspettavi? È stato scelto? No. No? Secondo te chi è stata MVP? No, vabbè, siamo state un po' tutte brave, per me Angela è sempre quella che però, cioè lei che insomma... Il bomber. Se non fossi per lei, sì, è lei che fa. Vabbè, guarda che tu corri moltissimo e sì, ero colleghi. Un po' stanchino oggi, per quello, cioè Angela è una di quelle che proprio non si ferma mai, io invece appena, non, cioè dopo un po' sono un po' così, mi perdo. Va bene. Però... Claudia, guarda la telecamera, in sì. Questo momento ti sta guardando qualcuno, chi vorresti salutare? Ah, boh, è la mia squadra.
sempre la mia squadra. E basta. Certo. Dai, guarda, guarda bene che ti sta guardando adesso. Allora, madonna, che ansia. Voglio salutare... non lo so, un nome, un ragazzo. No, non ce n'è ragazzi. Un'amica? No, amica di scuola, la scuola? No, aspetta. Ah, saluto la mia nuova gattina, Fortunella, che è stata, poverina, molto male, attaccata, non camminava con una zampa, però noi l'abbiamo guarita. Ok, quindi salutiamo la gatta... La dedico a Fortunella. La gattina Fortunella, il nome dice tutto, dopo questa bellissima esperienza che ha avuto questa gattina. Complimenti Claudia, in bocca al lupo per il prossimo incontro e complimenti alle mica tanto atletiche, come grazie, si chiamano, che hanno vinto. Ciao a tutti Max.